Diego Bottoni, lui è un architetto ma anche consulente energetico. Ciao Diego, benvenuto. Ciao a tutti. Ciao, buonasera. Allora, parlaci della STP Studio Tecnico, come nasce, quando nasce e nasce, poi di cosa vi occupate. Allora, questa è una nuova realtà che è nata quest'anno, ma in realtà si basa su una collaborazione stabile ormai da più di 10 anni. Tra vari professionisti, siamo soprattutto nell'ambito di Roma, ma ultimamente ci siamo anche un pochettino allargati un po' su tutto il territorio nazionale. Ci occupiamo soprattutto di risparmio energetico, vale a dire riqualificazione di case, di ville, di anche diciamo attività industriali, con particolare diciamo riferimento, ecco, a per esempio, non so, piccole realtà che vogliono investire e migliorare nel corso del tempo, insomma. Quindi si tratta anche di impianti fotovoltaici o tutto ciò che può essere, può assolutamente, aiutare, assolutamente. Insomma, nel, cioè, noi ci occupiamo soprattutto di quello che è involucro ed impianti, cioè tutta la parte edilizia e tutta la parte impiantistica, perché quando uno diciamo decide di fare un intervento di riqualificazione lavora sia sul vecchio, sull'esistente, ma anche sul nuovo, e la parte impiantistica soprattutto diciamo oggi offre molte opportunità. Diciamo, una volta che ci stai, che devi risistemare casa in modo importante, lo fai fatto assolutamente, bene. Assolutamente. Anche perché magari fai un investimento iniziale, insomma, dopo un po' di tempo ti rendi conto che il risparmio, ecco, comincia ad arrivare. Un'attività fondamentale che noi facciamo di concerto con il cliente è quello di cercare di guidarlo molto spesso nella scelta della soluzione migliore, perché non c'è una ricetta. Cioè molte delle soluzioni devono essere concordate con la disponibilità economica del cliente, ovviamente, ma anche con la fattibilità tecnica. Cioè, se io ho un tetto completamente ombreggiato, non gli posso proporre un impianto fotovoltaico, ecco, insomma, diciamo, lì sta la bravura, insomma, lavoro anche. Sì, diciamo, bisogna innanzitutto capire che cosa conviene fare e soprattutto cosa vuole fare il cliente. Poi, una volta che si è trovata una soluzione, diciamo, la si declina in più possibilità e con varie sfaccettature, insomma. Cosa è più richiesto adesso dalle persone che si rivolgono anche alle vostre aziende? Ma sicuramente il riutilizzo e la riqualificazione dell'esistente, cioè soprattutto diciamo in ambiente così cittadino, abbiamo un patrimonio edilizio che ha bisogno di essere rinnovato, ha bisogno di essere riqualificato, ristrutturato. Si vuole investire, la casa è comunque un bene primario dove le persone vogliono investire, vogliono vivere bene, quindi noi ci occupiamo anche molto di curare la parte di qualità della vita interna di una casa, insomma. Come ad esempio i materiali naturali. Assolutamente. Ma si tratta di comprare anche mobili con materiali naturali o proprio a livello di ristrutturazione della casa? Si parte sicuramente dalla ristrutturazione della casa, perché comunque con il tempo si è visto, e anche diciamo la scienza e la tecnica da questo ci hanno aiutato moltissimo, che l'utilizzo di materiali naturali all'interno delle nostre abitazioni migliora la qualità della vita, cioè la qualità dell'aria, la purezza dell'aria, abbatte la CO2 per esempio, aiuta a far respirare meglio i muri, ad avere un'aria più pulita, diciamo contrasta la formazione delle muffe, che sono purtroppo un problema molto molto presente nelle nostre abitazioni, e quindi diciamo il naturale aiuta tantissimo, e è importante dirlo, oggi si trova una grossa disponibilità sul mercato di materiali anche a prezzi molto molto accessibili, ecco. Ecco, quella è la cosa importante, perché magari un conto, un'azienda, un'attività o chi insomma ha uno stile di vita differente rispetto alla maggior parte decide comunque di dare un senso completamente diverso alla propria casa, un, certo, conto magari un piccolo privato che decide di voler vivere meglio, quindi fare questi cambiamenti, però ha delle esigenze diverse. Però ecco, è importante dire che noi spingiamo sempre da questo punto di vista ai nostri clienti, ci sono dei benefici anche fiscali importanti, e quindi diciamo bisogna cogliere il momento, bisogna cogliere l'attimo, perché effettivamente soprattutto per i privati, ma anche diciamo per il mondo dell'industria, per il mondo del terzo settore, ci sono effettivamente delle grosse opportunità anche dal punto di vista economico, diciamo. Quindi ancora oggi, adesso, perché c'è stato anche soprattutto quando si tratta di impianti fotovoltaici, c'è stato un po' il boom inizialmente, sì, esatto, e poi si continua su questa linea oppure... Allora, l'impianto fotovoltaico, diciamo, sì, è effettivamente una soluzione
ideale. Non, diciamo, non è sempre praticabile, ecco, c'è stato il boom per tanto tempo perché effettivamente c'erano degli incentivi molto molto sostanziosi. Quello intendevo, gli incentivi ancora no, questi incentivi così sostanziosi non ci sono più, o perlomeno se ci sono sono in minor quantità, però comunque diciamo l'autoconsumo è la cosa ideale, soprattutto se si fanno certi interventi. Quindi potete fare un investimento iniziale, ma come dicevamo prima, con il tempo poi vedere effettivamente il risparmio, che non è insomma male. Ma poi soprattutto essere indipendenti, essere indipendenti, che diciamo in un profilo, in un orizzonte a lungo o medio termine è sempre una cosa preferibile. Eh già. Allora, la vostra azienda abbiamo detto che si occupa di diverse cose, tra cui anche questo. E ci sono delle cose che in genere come consulente ti piace consigliare, o che consigli in genere ai tuoi clienti? Ma diciamo, noi cerchiamo di fare sempre un'attività sull'esistente, sull'involucro edilizio, cioè migliorare le performance generali di un appartamento, di una villa, di un'industria, cioè evitare che ci sia dispersione, perché se io il miglior modo per risparmiare è non consumare, quindi fondamentalmente se io parto da una base di 100 riesco ad candele. Arrivare ma non parliamo di energia elettrica, parliamo per esempio anche di riscaldamento. Se io ho un fabbisogno per riscaldare casa molto molto basso, posso anche permettermi di investire su impianti magari, ecco, innovativi, insomma. Forse l'errore che noi facciamo, proprio perché siamo abituati così, è lo sprecare, sì, in generale. Quindi quando si decide anche di fare dei lavori così importanti all'interno di casa, è anche perché si vuole cambiare un po' il proprio modo di vedere le cose. Esatto, assolutamente. Che tanto lasciamo tutto acceso, l'acqua non sempre solo, aperta. Ma poi cerchiamo di, quando ci imbarchiamo in una operazione, ristrutturare una casa oggi è molto molto importante dal punto di vista proprio dell'impegno che ci vuole. Quando ci imbarchiamo quando decidiamo di intraprendere questa attività, cerchiamo di capire che forse il risparmio economico non è l'unica diciamo chiave di volta che dobbiamo tenere in considerazione. Può essere anche per il bene della nostra salute. Assolutamente. Allora Diego, tutti i contatti che possiamo lasciare nel caso in cui fossero interessati, volessero una consulenza, oppure volessero un preventivo, volessero insomma contattarti di persona, come possono fare? Allora, noi abbiamo il nostro sito internet, che è www.consulentienergetici.it. abbiamo anche una pagina Facebook, ci trovate al STP Studio Tecnico Bottoni Giacomelli Viganego. Via email potete contattarmi direttamente all'indirizzo d.bottoni@consulentienergetici.it. Vi aspettiamo e vi risponderemo sicuramente. Grazie a Diego Bottoni per essere stato qui con noi. Tornaci anche a trovare quando vuoi. Sarà intanto fatto. By Night Roma continua.